parliamo del principio di rotazione nelle procedure di gara. Prego. Allora, il codice degli appalti è il codice che disciplina tutto ciò che dovrebbe disciplinare tutto ciò che gira intorno appunto a gare e appalti. Il legislatore ha cercato di raggruppare appunto tutto dentro in questo codice. Per quanto riguarda appunto le procedure, le procedure possono essere aperte, negoziate, ristrette o all'affidamento diretto. Per quanto concerne le procedure aperte, la pubblica amministrazione invita, non invita, pubblica il bando e tutti coloro che vogliono partecipare presentano una domanda. Per quanto riguarda le procedure negoziate, la pubblica amministrazione pubblica il bando, tutti possono presentare domanda, ma solo chi viene invitato dalla pubblica amministrazione può presentare poi può partecipare al bando, cioè può presentare le buste, ecco. Per quanto riguarda invece l'affidamento diretto, è la pubblica amministrazione che si mette d'accordo con facendo indagini di mercato o comunque sulla base di senza l'applicazione di un bando sui portali o anche pubblicare sul portale, la pubblica amministrazione può procedere e affidare direttamente. Secondo il principio di rotazione, gli operatori economici però devono appunto non possono essere sempre quelli chiamati. L'unico modo per far sì che l'operatore economico sia scelto dalla pubblica amministrazione è pubblicando facendo una procedura aperta. Il principio di rotazione nelle gare degli appalti serve per la prevenzione della corruzione e per la prevenzione della corruzione, in quanto con il principio di rotazione vengono appunto scusi, anche mi sono incoordinata, vengono evitati ecco, degli episodi di corruzione. Sono tornati visibili perché vado avanti. Sì. Ah, scusi, ok. Quindi dicevo che serve anche appunto per la prevenzione della corruzione all'interno della pubblica amministrazione. Che altro? Sì.